compagno vica vica sulla tega si amica e stavolta per guardiera do sola non sapere ma se vede tutto riesce e sarà bene finestra e capisce com'è bella la città e vuole Chanel com'è bella, com'è bella la città e vuole Chanel com'è bella, com'è bella la città e vuole Chanel. Mi dispiace sulla mente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fa niente che non tiene una coscienza e non tiene una rispetto. Suona quando è sera rindoliette, 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 quando è sera rindoliette, 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 quando è sera rindoliette. Ah, ma tu porti a Margiolino, sembra che non c'è la fretta, verso cinque da mattino, quando traffico permette, che hai permesso tutte cose, no perché ti no da ritta, ma perché se sulla mente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo a scuola a nessuna poppa niente c'è su gamma caramella com'è dolce e com'è bella la città e vuole Chanel com'è dolce, com'è bella la città e vuole Chanel com'è dolce, com'è bella la città e vuole Chanel.
Buongiorno, buon pomeriggio. Eccoci qua, cari amici del Rione. Ciao Massimo. Ciao Raffaele, già iniziano ad andare parecchie persone con me. Salutiamo infatti già i nostri ascoltatori, ci sono già un paio di commenti. Cristian, chi sono? Cosa ci dicono? Gianni Barone, buon pomeriggio a tutti. Annunziata Bonavita, buonasera, grande Massimiliano Campobasso. Anna Etroclide. Sì, ce l'ho anche sul sito qua. Il numero uno. E poi c'è Danny Barone che scrive: buon pomeriggio anche a tutti voi, dallo staff di Radio Rione. Grazie a tutti per i commenti, per essere qui, per essere stati presenti a questo appuntamento, questa prima puntata di questo format e innanzitutto di questa pagina, di questa nuova emittente che nasce praticamente da una costola della pagina Il Rione. E si propone di diffondere musica tramite il canale social di Facebook, che noi sappiamo tutti com'è difficile fare radio su Facebook, perché con la musica ci sono svariati problemi, e noi faremo qui tutti i nostri esperimenti, tutte le nostre prove. Chiedeteci qualsiasi tipo di canzone che voi vogliate ascoltare, le dediche, anzi daremo anche un numero di telefono. Daremo anche un numero di telefono dal quale potrete chiamarci in qualsiasi momento e parlare con noi in live. Massimo. Allora, una buona sera anche da parte di Massimiliano, come qualcuno già mi voleva accorciare il nome. Che il regista come Samuele. Samuele Jackson si chiama. Ciao, una buona sera a tutti. Ben sintonizzati con il Rione. Questo è un emittente che naturalmente è nata da poco tempo, però già sta andando forte con le sue, come dire, programmazioni, perché lui sta appunto svolge molte interviste con vari format di approfondimento. Ci stiamo occupando anche di gaming, di videogiochi, ma poi un po' di tutto. Vabbè, questo poi ne parliamo. Ma allora, oggi noi pensiamo ad oggi. Oggi di cosa ci occupiamo, Massimo? Allora, io inizio sempre nel dire una buona sera, si può già dire, perché è quasi notte fuori. Allora, ciao da Massimiliano, qui negli studi della radio Il Rione, per dare via a questa programmazione live, appunto, Napoli ieri e oggi. Napoli ieri e oggi, un programma che io porto avanti da moltissimi anni, un nome che piace anche a Raffaele. Certamente. A cui noi ieri abbiamo parlato proprio per questo, visto che Radio Stella non è ancora pronta, anche quando sarà pronta Radio Stella, noi faremo Radio Stella, nel frattempo noi del Rione continuiamo la tradizione del programma di Massimo, sì. Napoli ieri oggi, sì. Sui nostri canali, sui nostri profili. Ma si farà anche quando la Radio Stella è pronta, perché mancano alcune cose, poche cose. Comunque io. Qual è la prima canzone di oggi, Massimo? Allora, prima di andare con il primo brano, naturalmente noi abbiamo anche una linea per chi ci vorrebbe chiamare. Per chi non vuole scrivere sulla pagina Facebook, lo può fare a che numero? Al 377-550-4994. In qualsiasi momento chiamate e vediamo qualsiasi cosa voi abbiate da dire. Io già vedo entrare parecchie persone, grazie anche a tutti quelli che mi ascoltano da molti anni, da Bonavita. Possiamo aggiungerlo in sovraimpressione, il numero, scusami Massimo, aggiungiamolo in sovraimpressione. Sì, mettilo in sovraimpressione, è meglio. Aggiungere una fonte di testo. Allora, saluto il cantante di Napoli, appunto, Danny. Ciao Danny, un grande abbraccio a te. Ancora Danny che dice buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, Annunziata, Danny. Annunziata che dice buonasera al grande Massimiliano. Grazie. È entrata anche Anna Etroclide da Firenze. Anna che dice buon pomeriggio a tutti. Ciao anche a te, Anna. Anna Etroclide che dice sta guardando il video in diretta. E poi ancora da Anna Etroclide che dice Massimiliano, sei il number one. Grazie. Ma qui sulla radio, piano piano conoscete anche Raffaele, che è una persona veramente eccezionalissima, perché io l'ho conosciuto da poco tempo e mi sembra che già sono anni, perché ha la stessa passione mia di fare la radio ed è una cosa bellissima. Io gliel'ho già detto, anche quando Radio Stella è pronta, noi faremo le live assieme.
io metto il collegamento, vengo qua o tu vieni là, è uguale. Poi ci metteremo d'accordo con calma, tanto il tempo ce l'abbiamo. Allora è entrata anche Gerardina Russo che sta guardando il video. Ciao Salvo Nessa, ciao Salvatore. Ciao Salvo. Salvo è un grande Salvo. Ancora Annunziata che dice sei grande Massimiliano, già mi pare che già l'avevi scritto. Salvo Nessa che dice buon pomeriggio ragazzi. Ciao per intervenire Salvo, in live. Salvo, sei un grande. Da te alla tua cara mamma i tuoi figli ancora per i tuoi cari con tanta stima. Ida De Santis che dice ciao Ida da Salerno che dice buon pomeriggio, ciao Ida anche a te, sia da Massimiliano che da Raffaele, dal nostro come si chiama? Samuel L. Jackson che lui sta alla parte regia e non mi, io mi chiamo Massimiliano. No Massimo, te lo voglio dire. Allora, intanto ancora Ida che sta guardando il video. Con le dediche qua ci siamo. Ma non so tu come stai messo sulla grafica. A posto? Allora, sì, andiamo sì, con il... ti volevo chiedere già la prima canzone che... Andiamo con il primo brano in selezione. Sì. Fai partire una qualsiasi, vai. Già in lista, sì, quella. Siamo subito con Nello Amato, Mille Pazzie. Nello Amato, Mille Pazzie. Questa è per la gioia della nostra radioascoltatrice da Firenze, Anne Tromide, perché gli piace molto questo cantante. A tutti quelli che piace Nello Amato, con Mille Pazzie. Vai! Buon ascolto! Stasera noi ci stessi tutti insieme, amore mio. La grande voce sta dicendo una bugia. E gli arrivo che stai pazziano, tu sei tutta la vita mia. Perché se dici vero, mi distruggio bene mio. Sono innamorato di te, tu sai, e venire tutta mente. E ste voci canisce tu, se venire tutta mente. Se non è canaccia, non è chiesta la vita mia. Che scena che sono a te, tu sai e venire tu da me. Facciami una pazzia per te, so conoscere. Stringe da fare da me, non voglio sapere. Anche so siamo ancora dentro quasi tutta vita mia e che nessuno ti ha rubato il cuore mio. Io senza te vorresti ogni momento gelosia, ma tu fai finta di niente e vuoi spezzare il suo cuore mio. Sono innamorato di te, tu lo sai, e venire tutta mente. E ste voci carisce tu. Bellissima
Bellissimo brano questo qua di Nello Amato in Mille Pazzie. Uno dei più rappresentativi del cantante. Sì, questo cantante qua, diciamo, è una delle vecchie battaglie che ha fatto questo cantante. Questo cantante da molti anni che esiste e ha fatto ogni brano. Quando ti parlai già quell'altra volta che di come si faceva la radio all'epoca, Nello Amato era uno di quelli là che già andava a porte. C'ha tantissime canzoni, tantissime cose. Poi man mano, noi per adesso abbiamo fatto dalle 15, poi naturalmente ci metteremo d'accordo. Sì, poi vedremo, di sistemare quando sarà, diciamo, il format sarà completo. Dalle 16, più o meno, quando c'è un po' più persone che secondo me già stanno entrando in tanti. Poi nel corso del live parliamo anche di qualche cosa. Nello Amato, come lo definisci, un neomelodico o un cantante napoletano? Visto che l'altra volta ne parlammo e tu facevi questa distinzione. Non è più un neo, ormai è cantante affermato. I neomelodici, neo quelli che nascono da pochi mesi, da qualche anno. No, è vero, il termine neomelodico non intende che c'è un cantante che sta appena nascendo, quindi neomelodico. Intende la musica, il tipo di musica, sì, che è una melodia nuova. La melodia nuova, no, e però lui nasce già negli anni 80. Lui è rimasto nella melodia degli anni 90, quindi già è un cantante non più neomelodico. Non lo è più. Solo io l'ho sempre detto. È un interprete o un autore? Autore anche. Interprete è lui, sia che le scrive, sia che le canta. E anche naturalmente le scrive per gli altri. Fa un cantante. Sulla radio hai cantato pure tu? Canti pure un po'. Sì, un po'. Dopo Canto Vai di Nino D'Angelo. Ok. Sentiamo una bella canzone. A piovere. No, facciamo allora, dipende. È entrato anche, vediamo un po' con le dediche. Massimiliano Farabella, ciao Massimiliano, che dice ciao da Massimiliano Farabella da Firenze con Anna Etroclide. Anna Etroclide che dice sì, è vero, mi piace tantissimo, grazie. Stavamo parlando del brano appunto di Nello Amato. Allora, Massimiliano Farabella che dice Massimiliano, fammi un saluto a mia figlia Erika Farabella. E allora, ad Erika Farabella, musica maestro, metti una notte sì e una notte no. Scrivi una notte sì e una notte no, questa la sai, questa ti piace, sì. Ti piace, bravo. Allora, poi Anne Togli che dice un bacio grande a Erika Farabella, quella da Massimiliano Farabella che dice Massimiliano, sì, questo già, fammi un saluto ad Anne Togli che sta con me a Firenze. Okay. Un saluto ad Anne Togli che sta a Firenze. Ciao Massimiliano Farabella, per tua figlia Erika, sei pronto il brano una notte sì e una notte no? Vai. Di Franco D'Amore. Io te raggio a mano, me ne importo, sì che lo ti sento, perché in questa storia no, non posso fare, sempre perdente. Tu ti addormi insieme a isse e poi, io soffro veramente. Ma per quanto tempo può durare, sta amore chiusa rinde, e per te passare com'è difficile se c'è sta gente. Io mi sono stancato di fare sta vita, sono là di tante cose, coccherone povere, giustando tutto quanto. Una notte sì e una notte no, noi amanti innamorati, per se vorremmo come fa, siamo con dai minuti, per masso tempo quando tu mi tocco questi mani, voglio dormire insieme con te, tramo fine di mano. Una notte sì e una notte no, ma si taccia chiamate, a che non ci fa capire, chiamami con amminate. Sono così va a continuare, st'amore ci appartiene, o posto è sempre chi non l'ha, solita ora t'aspettare. Thank you.
si se potesse tornare te, non mi innamorassi te, ha già si nata e non sia mia, sto mazzendo vita mia, non ci fa amore che sta sede, portami rin da sti pensieri, da rimane ci prima, e facimmo amore, una notte sì e una notte no, noi amante innamorate, per ci vorremmo come fa, siamo con dai minuti, per masso tempo quando tu mi tocco con sti mani, voglio dormire insieme con te, l'amo fine di mano, una notte sì e una notte no, ma si tacce chiamate, a che non ci ho fatto capire, chiamami con amminate, sono così può continuare, st'amore ci appartiene, tu posto è sempre chi non l'ha, solita ora da aspettare. Na 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 na. Una notte sì e una notte no, ma si dacce di amare, a chi non ci fa capire, chiamami con amminate, sono così può continuare, st'amore ci appartene, o posto è sempre di là, solita ora t'aspettare. Bene, bene, era così questo bellissimo brano di Franco D'Amore, una notte sì, una notte no, che lo dedicavamo tutto alla figlia del nostro amico Massimiano Farabella, per Erika Farabella. Poi ancora Anne Troglide che dice un bacio grande a Massimiano Farabella, Anne Troglide che dice: Massimiliano, posso ascoltare un brano a tuo piacere? Grazie mille, prego, se senz'altro ti accontenteremo dopo. Ancora da Napoli, Annunziata Buona Vita, che dice: sei number one, grande Massimiliano, sei il top. Poi ho visto un'altra dedica sopra che mi diceva: Massimiliano Farabella, quando è pronta la tua emittente? Manca poco, però io devo dire che anche se Radio Stella è pronto, no, noi faremo delle cose insieme con Raffaele, perché devo dire questa è una magnifica radio, io sono incantato di come l'ha allestita. Sei veramente bravo, complimenti, te lo voglio dire in diretta, sei bravissimo, hai fatto una radio bellissima. No, ma anche io, guarda, sinceramente sto rimanendo stupito dal tuo savoir-faire in diretta, mentre siamo praticamente in trasmissione. Vabbè, questa cosa qua... Sinceramente non me lo aspetto, ho visto che sei esperto e che sei comunque conoscitore del mondo della radio, ma non mi aspettavo questa tua intraprendenza, questa tua... anche c'è anche un bel seguito. Beh, quando tu lo sai bene, che quando entri in live e sei dietro, diventi un'altra contola, persona, cambi personaggio, cambi persino nome, sei versione Massimo adesso. Massimiliano lui così, è colpa sua, è colpa del regista, lui, ovviamente, no, che... il regista, poi lo vogliamo dire chi è? Sì, è Samuel L. Jackson. L'abbiamo preso in dov'era? Dall'Arabia. Direttamente dall'America. Poi mi dice il cantante Danny. Poi uno di questi giorni dopo ti chiamerò con Raffaele, se hai tempo me lo scrivi, così puoi fare anche una diretta live telefonica con lui, con questa qua. Io gli spiego più o meno tutte, lo faremo insieme nel noi, Napoli. Come abbiamo sempre detto qui a Rione, siamo sempre aperti al dialogo e soprattutto all'approfondimento, ci fa piacere conoscere tante dinamiche di questi nuovi neomelodici, sì, emergenti, lui è neomelodico, e anche cantanti, lui è neo, esatto, ma anche di cantanti napoletani già affermati. Poi col tempo, piano piano, sentiremo un po' le voci di tutti, le opinioni di tutti. Allora, Danny è un cantante che naturalmente io ho presentato in altra sede proprio l'anno scorso, e proprio ieri Facebook mi ha dato l'anniversario
l'anniversario di quella sera. È stata una sera di 3 ore, passata a 5 ore, era mezzanotte, quelli della radio ci hanno cacciato fuori perché non ci facevano andare via. Cioè, ma, noi, ma sì, ma se io ho l'ospite è seguito, che devo fare? Devo chiudere. Ok, allora andiamo con l'ultimo brano. Ho detto Danny, confermalo, non si fa così. Se facciamo una live, il cantante va, che piace e che la gente c'è dentro, tu, io posso fare fino alle 3, alle 4, se la gente c'è, c'è, è l'unico che mi dice chiudi e andiamocene. Non è bello né verso le persone che ci seguono e né verso il cantante che viene da Napoli apposta per noi. Giusto? Ovviamente. Allora, anche se poi ci sono comunque delle esigenze di tempistiche e quant'altro, poi a volte una trasmissione potrebbe, si vorrebbe portarla anche fino a 4-5 ore, però poi arrivi ad un certo punto che comunque ci sono determinati impegni e quant'altro, che poi una trasmissione deve essere chiusa. Ma loro vengono da Napoli, questo qua Danny è un ragazzo come me, come te, quando viene in radio ha anche quella capacità di parlare, ma parecchio, parla una bella chiacchiera, come si dice, adattarella a te, quindi a noi ci fa piacere. È una cosa bella, perché prima di tutto ti riesce una programmazione fatta bene, lui non ha vergogna, perché non gli devi tirare le parole di bocca. Ci sono stati molti cantanti che naturalmente avevano la vergogna, tu lo dovevi mettere al suo agio, non faccio nomi, ma ce ne sono stati molti. Danny invece no, Danny mi ha stupito. Se non ci sono problemi col copyright, facciamo vedere anche qualche spezzone di video magari. Sì, di Danny Danny Barone. Sì, abbiamo già, l'abbiamo già trovato. Allora, metti la canzone Ma Tim c'ha fa amore. Allora, Danny, allora poi ci sono ancora delle dediche. Che dice? Vediamo un pochettino, vado indietro perché con la grafica qua. Danny che dice grandi, grazie Danny, noi quando cambiamo per te con tanta stima. Anna Itroclite che dice sì, però questo è senza il video praticamente, no, io volevo vedere il video. Se c'è il video lo mettiamo, quella di prima, allora metti quello con il video. Allora guarda Anna Itroclite che dice buon pomeriggio al signor Raffaele, a te da Anna Itroclite. Da buon Firenze. Pomeriggio, un bacione, un abbraccio, allora, anche a voi a Firenze, giusto? Firenze scrivono. Sì. Anna Itroclite che dice Danny Barone sei il top, Danny che dici hai ragione Massimiliano. Infatti lo conferma quello che ho detto io. Se i cantanti vengono, Cristiano, quella va le bene. Ore non bastano mai. Ancora da ecco qua anche Bella che dice fammi un saluto a Denise Barone da parte di Erika Farabella e Massimiliano Farabella. Ancora Emanuela da Giuliano. Poi se vuoi continuare a leggere qua, ecco qua, devi partire da qui. Massimo, Raffaele qua, vedi? Devi partire da qui. Sentiamo Paolo Pirazzi, Danny sei super, cantaci qualcosina. Poi c'è ancora la signora Anna Itroclite da Firenze, questa canzone di Danny Barone mi piace molto. Ci sono anche, c'è già una chiamata online di un nostro ascoltatore, vediamo chi sarà mai, lo mettiamo in viva voce. Pronto, buon pomeriggio, sei in diretta a Rione. Sì, buonasera, scusi il disturbo, volevo ascoltare una canzone. Sì, ci dica, è questo, in diretta. Questo lo conosco, questa voce, da Milano, Rosa Corao, è vero? Volevo ascoltare gentilmente. Non mi sento. Pronto? Ci puoi dire chi sei e da dove chiami? Chi mi ascolta, mi chiamo Russo di cognome, Russo. Jacopo Russo. Allora, no, mi sembrava la voce di un altro. Sì. No, Jacopo Russo. Buon pomeriggio, Jacopo Russo, da dove ci chiami? Io chiamo dall'Emilia Romagna. Dall'Emilia Romagna, che piacere ascoltare anche te dall'Emilia Romagna, da così lontano. Cosa vuoi ascoltare? Da un paese
chiama Sassuolo. Da Sassuolo, ah, Sassuolo. Bellissima città. Cioè, nella Emilia. È nata mia moglie a Sassuolo. Cosa vuoi ascoltare? Sì, voglio ascoltare una canzone di un neomelodico. Mettiamoci a favore, Danny Barone. Sì, la stavamo proprio per mettere. Allora, noi vogliamo mettere un brano col video di Danny. Dopo ti accontentiamo con Mettiamoci a favore. Allora, il nome, esatto. Me lo scrivo pure. Come hai detto che si chiama? Si chiama Jacopo Russo. Jacopo Russo da Sassuolo. Da Sassuolo. Mettiamoci a favore da Danny Barone. Barone. Gentilissimo, grazie. Ok, va bene, grazie. Allora grazie. Andiamo con il video, grazie, di Danny. Ciao Jacopo. Barone, non è pronto? È pronto? Sì. È pronto. Allora, il brano è Mettiamoci a favore di Danny Barone. Mettiamoci a favore, andiamo anche un brano richiesto da un nostro ascoltatore dall'Emilia Romagna, Jacopo Russo da Sassuolo. Grazie per averci chiamato, Jacopo. A nessuno posso raccontare che la cadu mi fai provare, ma mo può leggere da luce. Ma solo tempo per spiegare che tu mi fatta innamorare, o saccio che tu non mi grida. Pure non ci credevo proprio tale qual a te. L'amore a prima vista in te filmo vuoi. E mo ci dico a tutti quanti che con te non so più io, tu mi gagna da vita. Mettiamoci a favore, perché sei tu che fai più bella vita, fammi tremo cuore. Quando in te va a sgare un vestito e fammi fuggiuse. Quando ti viesti con una gonna corta, la gente vuole guardare, ti accompagnassi subito. Ma ti già fa amore, non come fanno la da casa spogliano con sfizi e nore. Perché questi prova che la canu mi rade mai nessuno. E sono sicuro che soltanto tu stavi da bocca a conosco più, ormai sto coro tieno tu, a te te la ci ha regalato. E ferma il suo tempo quando tu, con una carezza mi levasse, ti fai spuntare la camisa. Mo saccio che vorrei ti amo amore mio, grande amore per la gente mi savi, se tutto quello che cercavo non trovavo, se tutta vita mia. Mettiamoci a favore, perché sei tu che fai più bella vita, fammi tremo cuore, quando in te va a sgare un vestito e fammi fuggiuse. Quando ti viesti con una gonna corta, scende poco guarda, ti accompagnassi subito. Mettiamoci a favore, non come fanno la casa spogliano con sfizi e nore. Perché per te proprio che la non mi rade mai nessuno. E sono sicuro che soltanto tu stavi da bocca a Mettiamoci a favore, no come fanno l'altro che si spogliano solo con sfizi nuovi. Perché per te prova che non mi rade mai nessuno.
e so sicuro che soltanto tu stavi da bocca mia. Bene, ed era così questo bellissimo brano del cantante napoletano di Palma, Campania, Danny Barone, in Team Chappamore. Richiestissimo, nel frattempo che facevamo sentire la sua canzone ci sono arrivate già delle altre telefonate, sì, a chiederci ancora canzoni di Danny Barone. Allora, io vado un attimo con le dediche. Allora, in dedica, da parte di Paolo Pirazzi che dice ciao, ben entrato anche da parte di tutto l'intero staff di Radio Il Rione, per Paolo che dice Danny sei super, cantaci qualcosina. Ancora Netrogride da Firenze, questa canzone di Danny mi piace molto, Annunziata da Napoli, grande Massimiliano, grazie. Vittorio Parla, ciao, ben entrato, che dice ciao a tutti. Anna Etrochide che dice buon pomeriggio ad Annunziata. Massimo Grillo che ci ha appena chiamato, quindi fra due brani ti accontentiamo con un altro brano di Danny, poi non si possono chiedere più di due o tre brani, più di due, perché se no non va bene. Allora, da Massimiliano Parabella che dice Massimiliano fammi un saluto a Vincenzo e Rosa da Milano. Ecco, io questo volevo dire prima, sembrava la voce di Vincenzo. Allora, Grillo Massimo che ci fa un bel applauso, allora Netrogide un bacio grande a Vincenzo e Rosa da Milano. Massimo Grillo che dice ciao, Massimo Grillo con un bel cuore, è un applauso a tutti noi, vai, continua tu. Annunziata Bonavita, grande Massimiliano Capasso, fammi sentire un brano. Fammi sentire. Allora, fammi sentire un brano di Nino D'Angelo, sei grande Massimiliano Capasso. Il prossimo. Massimiliano Farabella, Raff, mettetemi un saluto, fatemi un saluto a Gennaro Cioffoletti ed Eugenio che stanno lavorando. Certamente, un saluto ad entrambi, a Gennaro Cioffoletti ed Eugenio che in questo momento stanno lavorando e probabilmente può essere che ci stiano ascoltando. Poi c'è Grillo Massimo che ho appena sentito al telefono e lo ringrazio per averci contattato, che ci ha richiesto un'altra canzone di Danny Barone che faremo ascoltare a breve, e poi c'è ancora la signora Anna Droglite, è una bellissima canzone, complimenti, ancora altri complimenti per poi Danny Barone. Dobbiamo andare sotto qua. Sì, non ci sono più altri commenti. Poi c'è Massimo Grillo che ci manda un applauso con la stella. L'ho appena detto, è lo stesso, allora, che ci ha telefonato pochi minuti fa nel corso della canzone di Danny Barone. Andiamo, lasciamo la parola al grande maestro Nino D'Angelo per questa canzone. Mettiamo il video, sì, possiamo Nino mettere anche il video. D'Angelo, Nino D'Angelo, successo, si torna indietro con gli anni, quando Nino D'Angelo ha fatto anche il film di questa canzone qua, Nino D'Angelo con la grande Roberta Ulivieri in interpretare questo brano, un film memorabile della Na Magliette. Non dimentichiamolo mai, noi salutiamo chi ci richiedeva un brano del Big, non dimentichiamoci che quando mettiamo questo cantante bisogna dire il Big della musica napoletana. Nino D'Angelo con un jeans e una magliette, sei pronto? Andiamo. Jeans e la magliette, una faccia con il sapone, m'ha fatto innamorare questa semplicità. Ma tu non mi dai rette, ti sei casi guaglione e non la tiene ancora l'età per fare l'amore. Donna, anche se piccola,
pietà. Non so c'è ancora, nemmeno nonno, e da me ti sente già. Madame, sta mucca, mi rastrigno me mano, scrivimo insieme sto romanzo d'amore. Mi hai fatto innamorare, che colpa tenga si te voglio già, tu si guaglione va, per chi sta amore non ci vuole da. Caccio, dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai se luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai suo pagliaccio, sfrutta tutti i guaglioni. Bellissimo pezzo datato di Nino D'Angelo, del grande maestro Nino D'Angelo, Nugins e Namaglietti, chiunque lo ricorda, 80, degli anni 80, chiunque abbia la nostra età, la mia età anche, ma anche la tua magari più, lo ricordano meglio perché era un po' più bambino, ricorda sicuramente i film di Nino D'Angelo, in particolar modo Nugins e Namaglietti, che probabilmente è il, come si dice, il, stati, è il capostipite, sì, del filone stati, Nino D'Angeliano, sì, diciamo sono stati così. Tanti film che lui ha fatto, ha fatto moltissimi film. Io sono rimasto impresso in un film che ha fatto bellissimo, perché a volte Telecapri, canale 21, li fanno spesso, sì. Ma una interpretazione fatta bella in quel film, Nino D'Angelo, ho visto un film, oltre all'ultimo che ha fatto, Fatalità, Fatalità, lui l'ha fatto qui, a Sorrento, La Costiera. Poi l'altro
che era forte, è andato forte, è stato veramente bello, è l'ammiratrice. L'ammiratrice è una storia di una giornalista che diceva chi è Sonino D'Angelo, che tutti lo... Lei non gli ha detto che lui era, che lei faceva questo mestiere. E lo, nemmeno a farlo apposta, lo avvicinò e gli faceva, gli chiedeva. Lui non si rendeva conto che questa era, però lei da quella cosa di curiosità come è nata anche l'ammiratrice, è uno nato dei film più belli. Grande amore, un grande amore. Ma io ho sentito, a proposito di ammiratrice, io ho sentito prima una delle tue ammiratrici che ti ha richiesto un pezzo, ha detto voglio sentire una tua canzone, ma perché canti pure? E lui voglio. Vogliamo ascoltare dopo, un pezzo di dopo, Massimo. Dopo, allora, dopo questo qua, allora, dopo vogliamo, attimo... vogliamo accontentare prima Massimo Grillo che ci aveva chiesto dopo, un pezzo dopo di... Dopo questo brano qua. Quale brano volevi dire? Allora, un attimo, Leo Ferrucci? Un attimo solo, sì. Allora, dopo dico, allora, io faccio un saluto a Cosimo Giarletta che si trova a Reggio Emilia, lui è del Rione Stella di Battipaglia, veramente è del Rione Sant'Anna. Qua ora, ciao a te Cosimo, con tanta stima. Ancora da Massimiliano Parabella che dice fate un saluto alla Croce Verde, senz'altro di Battipaglia, la salvezza della strada, e un saluto a Luca Signoriello il piccolo. Noi con tanta stima a tutto l'intero SAP della Croce Verde di Battipaglia. Giuseppe Buonocore, ciao Peppe Buonocore, in arte Peppe 2, ecco qua con lui. Peppe 2. Noi siamo stati sulla Radio Mania per tanti anni, ritorniamo indietro con gli anni. Mi ricordo lo dicesti nell'ultima intervista che facevo nella live, che sì, facevamo settimana scorsa, se non mi sbaglio. Sì, sì, abbiamo parlato di Peppe. Allora Peppe, io naturalmente io ti chiamo dopo, perché ti vengo a casa, ne parliamo anche per il fatto sia della radio quando è pronta, o facciamo anche qualcosa su queste emittente qua. Allora, prima di accontentare a Massimo Grillo, dopo andiamo tutti quanti a Firenze, a Nettroglide mi richiedeva un brano di Leo Ferrucci. Io ho scelto questo qua, spero che ti vada bene. Leo Ferrucci, meraviglioso, amore. Vai! Non era nella lista che... Ok. Siamo pronti? I primi dei campavi inutilmente ma accarezzavo il vento, cielo sempre grigio e senza sole come faceva male. Ma sta nuvola celeste tengo solo con la me, ogni giorno è sempre festa perché a fianco tengo a te. Meraviglioso amore, ma si manuia due anni per muore per sempre tutte e tu. Quanto è c'è innamorato da non vedere la mano, vedere la mia a te. Io vado a scegliere, a c'è nascosta l'ombra, ma da se avendo a nascondere femmine, sembra così vena di scegliere. Tutti vogliono andare. Tu conti sti capilla uno a uno, sui miei non sui misciugli. E tu regalo che mi dà di piace, o sai che sono capace. La finestra in mezzo mare voglio costruire per te, e mi faccio ogni mattina guardo mare e guardo te. Per
meraviglioso amore. Mosi menuyu doyanman varı besem bedutte tu. Quanto è innamorato da non veder Allah. Veder me a te. Io vedo scegliere Hacın aşk aslanlığına Magazyalı duman aşkın nefemri Sen bak bu sivin ad için dividi Bu tebayı gamba Aşk aslanlığına Magazya bir duman Aşkın nefemini Sen bak bu sivir ad için Dibir bu devayı lamba ci credi perché a volte nelle cose che non vedi può trovare la speranza che perdute amando vivi perché è giusto rimanere sempre vivi anche quando si cancellano i sorrisi E la rabbia grida forte nei pensieri Tu vivi Non restare sola Trova da un'innamorata Su di una storia Accarezza si stai male Scende tutte sera Non restare chiusa in casa Bello come si Troppo vivere così Non restare sola Rieccoci, rieccoci con questa nuova canzone di Alessio. Nel frattempo però volevamo fare le condoglianze alla famiglia Guarracino da parte di tutto lo staff del Rione, un noto imprenditore battipagliese che praticamente ha gettato nello sconforto tutta la comunità battipagliese perché è un membro comunque stimato, apprezzato e amato della comunità e facciamo le condoglianze praticamente a tutta la famiglia. Naturalmente mi associo anch'io perché lo conoscevo bene anche da piccolo perché nel Rione Stella lui iniziò appunto la pasticceria con i dolci, i suoi dolci eccellenti. Nel Rione Stella era una cosa bellissima, ma stiamo parlando di 25-30 anni fa. Questa persona, a noi del Rione Stella, che eravamo bambini,
ogni volta ci dava sempre dei dolci, caramelle, cioccolate, tutto, ci dava tutto quello, era una persona di vero cuore e molte volte ha fatto la pubblicità anche sulla radio Mania e naturalmente è stato sempre una persona gentilissima. Mi dispiace, io faccio anche io le condoglianze. E io sono rimasto anche io un poco di succo perché l'avevo visto poco prima, che naturalmente lui aveva fatto anche una pizzeria nei dintorni di Battipaglia. E che dire, si associa tutto l'intero staff di Radio Il Rione per Guarracino, che riposa in pace, naturalmente noi lo portiamo nel cuore. Passiamo alla nuova, alla successiva, c'è cioè una richiesta, allora, che praticamente ci ha fatto un quarto d'ora fa, più o meno, sì. 20 minuti fa, 20 minuti prima fa, della Massimo Grillo, sì, da Catania, aveva richiesto una canzone di Danny Barone, Mettimi c'ha fammo. Già è andata quella là. L'abbiamo sentita? È andata già quella là. Allora quella con il video che avevamo preparato, di Amo l'amore, se non mi sbaglio, quando finisce un amore, avevamo sentito prima. Sì, sì, sì. Questo è Quanto l'amo, esatto. Quanto l'amo, un attimo solo perché ci sono delle dediche. Io vedo Marco Vitolo, ciao Marco Vitolo, sta guardando il video ed è entrato anche Marco Vitolo. Ciao Marco. Marco Vitolo, poi ancora da Paolo Maggio che sta guardando il video in diretta, ben entrato. Anne Trollite che dice ciao Paolo anche a te per il brano. Marco Vitolo è entrato e mi dice Raffaele, un caloroso e grande abbraccio. Ti contatterò a breve, ok? Ancora da Marco Vitolo. Chi è che ha detto? Marco Vitolo. Ah, ok. Marco Vitolo. Aspetto due notizie, Marco. Altrettanto saluto affettuosamente a Massimiliano, che ho avuto il piacere di ritrovare due pomeriggi o sono. Infatti, stavamo fuori alla, come si dice, dove fanno le vaccinazioni, centro vaccinale, sì, ci siamo incontrati dopo alcuni anni, abbiamo parlato un pochettino, naturalmente lui farà anche parte di Radio Stella e naturalmente anche di questa radio qua, quindi la aspettiamo con ansia, lui anche farà delle tutti gli sponsor che prenderemo sarà la voce sua, perché è veramente bravo sia come speaker, come DJ e come intrattenimento, bravissimo. Tu lo conosci bene a Marco Vitolo? Sì, ci siamo sentiti tempo fa telefonicamente, ci dovevamo incontrare, poi non mi ricordo, abbiamo avuto svariati impegni reciproci, sì, e non ci siamo più né sentiti né visti. Ma in questi giorni lui si metterà in contatto con te e poi ne parliamo anche io e lui. Ancora è entrato anche Simeone Lino Sorrenti che dice buon pomeriggio a tutti e un buon caffè, grazie. Annunziata da Napoli, sempre top Massimiliano, grazie. Massimo Grillo con i suoi Jeep. Allora, accontentiamo Massimo Grillo con il cantante Danny Barone in che brano? Quanto l'amo. Quanto l'amo. Danny Barone da Palma Campania. Vai con il volo stasera, un appuntamento con Sara, non so dove portarla, ma già mi trema il cuore, mi sono emozionato solo a guardarla, sai, bella come le giuro non le ho viste mai, occhi neri e pelle scura, sembra proprio una brasiliana. Quanto l'amo non lo saggio spiegare, sta maglione quanto bene mi fa, sarà strano ma mi voglio sposare, un sguardo mi ha saputo incantare, questo coro sbatta mille perché, questa sera ha detto vieni da me, io ci
vado senza ci pensare, che la bocca da bene mi fa, ma voglio passare. Io che non credevo all'amore, ma innamoravo me una guaglione, mi ha fulminato il cuore, sarei una strega d'amore. Quanto l'amo non lo saggio spiegare, sta guaglione quanto bene mi fa, sarà strano ma mi voglio sposare, lo sguardo mi ha saputo ingannare. Questo coro sbatta mille perché questa sera ha detto vieni da me, io ci vado senza ci pensare, che la bocca da bene mi fa, ma voglio passare. Questa sera ha detto vieni da me, io ci vado senza ci pensare, che la bocca da bene mi fa, ma voglio passare. Non so, rieccoci amici del Rione. Abbiamo appena ascoltato Quanto l'amo di Danny Barone, artista di Palma Campania. La prossima canzone che ascolteremo a breve, dopo che Massimo ci avrà esplicato. No, sì. Vai, continuo. No, volevo dire solo salutiamo Danny, ciao Danny, a te e alla tua dolce metà, che naturalmente un abbraccio a tutti i tuoi, naturalmente perché è una persona che ci sentiamo spesso, poi prossimamente parliamo con lui, lo ospiteremo su Radio Il Rione, però lui viene proprio qua. Nei nostri studi si metterà, io lo metterò in contatto con te, ok? Allora, volevamo dire qualche cosa su un regista, tutto a voi, sentire qualche brano, niente, ok? Allora, per mettermi in contatto, hai qualche richiesta? Qualche richiesta? Dopo ne farà qualcuno. Dopo ne farà qualcuno. Allora, prima del prossimo brano, il numero per mettersi in contatto è sempre in sovraimpressione. Ah, è sovraimpressione, ok, già lo vedono, quindi a posto. Sì. Ok, allora andiamo con il prossimo in selezione. Io ho scelto un brano del grandissimo Franco Calone, un artista degli anni 80. Ma si sente ancora, già, però. Ma è un grande, uno di quelli là che ti ho detto, quei 10 che all'epoca andavano. Adesso, se non mi sbaglio, sta andando forte suo figlio. Suo figlio Marco, sì. Esatto. Figlio d'arte. Allora, Franco Calone con questo, qua non si vede niente. Vabbè, la faccio io, la posso fare io una richiesta. Amore mio, no, la posso fare io una richiesta di Franco Calone, una bellissima canzone che mi piace tantissimo. No, bene che non muore. No, quella la mettiamo dopo. Ascolta questa qua. Ma è bene che non muore. Amore mio, la mettiamo, quella è bella, però metti Amore mio che è bellissima. Amore mio, vai con Amore mio. Dice che la moglie o marito sono sangue prestato, ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi ci sta con te. E che vuole signore la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nata come te sicuramente io,
non ti incontrassi più. E ringraziati che sei tu, camerata nata vota vita per niente. Io mi allontanassi a te, quanta notte da passa sudando soffrendo per stanno, pensando a te che da dormo con un altro non sai come sono. Se parlo su dolore, ma voglio solo a te. E quando vado a sorridere per noi non sorrido più, ma posso fare montare le masse volevole. E nato amato in quest'ora e sta vita tornava a soffrire, passa sempre. Rieccoci, sì, allora, sì, emozionato. Dopo aver sentito questo bellissimo brano di Franco Calone, Amore Calumore, Lubene Calumore, io annuncio un brano e tu che fai? A regia, volevo avvisare anche i nostri ascoltatori che nel corso della canzone di Franco Calone abbiamo sistemato la telecamera dietro al regista per farlo vedere. Eccolo là, ma eccolo. Per due secondi, sì, però mo cagna la telecamera. Vabbè, vogliamo dire giustamente lui ti ha fatto lo scherzo e ci hai chiesto una canzone, te ne ha messo un'altra. No, allora, perché tu gli avevi detto metti questa qua che è bella, ma anche l'altra era bella. Sì. Allora, tutte belle le canzoni di Franco Calone, sì. Sì, per l'amor di Dio, questo non è. Però veniamo adesso, dopo aver ascoltato le canzoni di Franco Calone, abbiamo ascoltato Nino D'Angelo, qualcosina di Alessio. Adesso verrà il momento di una canzone autoctona, in che senso? Non è una nostra canzone. È una canzone di Nino D'Angelo che portò a Sanremo del 1986. Sarebbe Via, interpretata per l'occasione. Vai. Ho detto via, scusate. Mi ero confuso con Baglioni. No, infatti. La canzone Vai di Nino D'Angelo, che portò a Sanremo nel 1986, interpretata dal maestro Massimiliano Capasso. Vai. Metto un po' più qua, Prego. Questa è un po'. Ma così te ne vai e non ti porto niente più a me, senza me te ne vai e già ti sto cercando mentre sto perdendo. Ma così
a così te ne vai, mi sembra proprio come un film, senza me te ne vai, tu come sei la sanna e io sto morendo, a così te ne vai, ma in dolore resta di me. E porto questa lacrima, ma te la sto chiamando. Ancora, c'è ancora un altro pezzettino. Vai senza stella te ne vai, quest'amore te ne vai, senza scarpe te ne vai, non mi puoi far sentire. No, vai. Che è successo? Hai visto il testo? Si è trasformato, Transformer a 12 ore c'è sto. Un bellissimo brano del maestro Nino D'Angelo, uno dei mostri sacri della canzone napoletana, il big della canzone napoletana, della canzone neomelodica e di Napoli in generale, dallo questo neomelodico interpretata da oddio ognuno ha la io sua interpretazione. Ognuno ha la sua interpretazione, interpretate dalla bellissima voce del maestro Massimiliano Capasso. Volevo fare meglio, solo che non mi sentivo. Non ti sentivi? No, queste canzoni qua, quando vado a cantare nei karaoke, la interpreto in un modo bellissimo. Ma non lo so per radio come no uscire. Ma l'hai fatta bene. Va bene, Annunziata che dice grande Massimiliano. Potresti fare il cantante, certamente. Io direi di passare alla prossima canzone. Alla prossima... avevi una in lista? Sì, prossima canzone, vediamo un pochettino. La voce è quella di vediamo un pochettino. Tommy Riccio. Mi volevo fare un'altra domanda. La portò a Sanremo questa canzone Nino D'Angelo? Sì. Nell'86, sì. Che risultato ebbe? Allora, lo ricordi tu? Sì, in quell'anno c'è questo aneddoto qua. Ti ricordi che si votava con il tuo tip? Con la del tuo sì, tip? Sì, più o meno mi ricordo che era collegato con la Sisa. Esclusero quasi tutto il sud Italia. Ah. E Nino D'Angelo, se si votava tutta Italia, poteva anche vincere quel festival. Può essere. Lo poteva vincere solo perché era una canzone di Napoli, perché Nino D'Angelo di Napoli per quanto riguarda l'autore, ma napoletana, poi... però era una canzone significativa nell'italiano. Era sì, Sanremo, infatti era mi sembra che sia una delle poche canzoni di Nino D'Angelo che siano cantate totalmente in italiano. In italiano, sì, sì, esatto. Allora, esclusero mezzo sud Italia, tutti praticamente, arrivo undicesimo, se non vado errato. Però per me quel festival l'ha vinto lui. Sì, sì, era una delle canzoni più. Chi vinse quell'anno, te lo ricordi? Pistia Controlla, Sanremo sì, 86. Sì, non mi viene in mente. Chillare, quell'anno andava forte Toto Cutugno in quegli anni. Sì, arrivava secondo sempre. La Loretta Goggi. Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. E ci sei adesso tu questa canzone qua. Adesso tu sì. Va bene, andiamo con il prossimo. Adesso tu si intitola, sì. Sì, adesso tu. Il prossimo brano, se l'hai già preso, Tommy Riccio, quando ci stai tu? Tommy Riccio in voce, vai. Mm-hmm.
su me. Si è potuto controllare il tuo telefono. C'è cose che ti fanno piglia conto di. Sono troppo innamorata e mia ragazza. Ma quando ci stai tu non voglio niente più. La vita mia è più bella, l'hai cagnata tu. Io tengo tutto quello che desideravi, ma tengo a te. Tu non ti rendi conto che regalo sì. Non va se una carezza che fanno morire. A sera di indoletto quando ci abbracciamo, prima ci attendi. Perché tu anche mi cari, si ma perché c'è per tutti. Faccio magari pure a me. Ma su assaggio lo siete. A quando ci stai tu non voglio niente più. Dimmi la nata mata vita mia sei tu. Se avessi sta parola non mi aiuto cuore. Fa sta buona a me. Scusami. Io non era così però mi credi. A gelosia per me che faceva ridere. E mo sono massaggio gelosia. A quando ci stai tu non voglio niente più. La vita mia è più bella, l'hai cagnata tu. Io tengo tutto quello che desideravi, ma tengo a te. Tu non ti rendi conto che regalo sì. Non va se una carezza che fanno morire. A sera di indoletto quando ci abbracciamo prima ci addormire. Perché tu anche mi cari. Si ma perché c'è per tutti. Faccio magari pure a me. Ma su assaggio lo siete. A quando ci stai tu non voglio niente più. Dimmi la nata mata vita mia sei tu. Se avessi sta parola non mi aiuto cuore, fa sta buona a me. A quando ci stai tu non voglio niente più. La vita mia è più bella, l'hai cagnata tu. Io tengo tutto quello che desideravi, ma tengo a te. Tu non ti rendi conto che regalo sì. Ma se una carezza che fanno morire. A sera di indoletto quando ci abbracciamo prima ci con quando ci stai tu, un bellissimo video Tommy Riccio. C'è un aneddoto anche su questo cantante. Questo cantante è qua negli anni 92-93 e venne a farmi visita sulla radio, che io stavo con Mania. Noi eravamo all'ottavo piano di quel palazzo, si vedeva tutto il mare, tutta la costiera. Lui gli piaceva molto, immaginati, no. Da due ore a tre ore, da tre ore a quattro ore. Tommy Riccio fece l'album all'epoca ancora a 33 giri, L'abito bianco. Veramente un abito bianco, il 33 giri di che andò veramente forte. E andò forte anche quel giorno che venne in radio, le telefonate, ed ero solo. Salvo non c'era, mi abbandonò. Il nostro amico Salvo Nesta. Sì. Salvo è quel e dove era andato quel giorno? Era andato a scuola. Era andata a scuola a scuola di cuoco.
Vuoi cantare qualcosa? No, magari dopo, magari dopo. Per ora volevo ascoltare la prossima canzone che avevamo in playlist, che avevi detto che sì, era Franco Stacco. Franco Stacco con questa bellissima canzone che porta per titolo Nessuno te l'ha detto mai. Franco Stacco in voce. Poi, poi magari dopo, se riesco a trovare la canzone adatta, magari mi diletterò anche un po' io. Per ora ascoltiamo Franco Stacco in Non te l'ho detto mai. 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 C'è sempre la prima volta. Io ti amo. E scusami se a volte sono insopportabile. Mi rendo conto, sì, lo so, ma io ti amo. Non vorrei che ci fosse mai un micro dubbio tra di noi, perché ti amo, proprio non ce la farei. Io ti amo. E scusami se a volte sono un po' intrattabile. Mi dispiace, sì, lo so, ma io ti amo. Non vorrei che ci fosse mai incomprensioni tra di noi, perché ti amo, io ne morirei. Non te ho detto mai. Farci stare innamorati, non te l'ho detto mai, i miei pensieri su di te sono incontrollabili. Non te l'ho detto mai, che vivere senza te, tutti i problemi sai, si chiamerebbero guai, perché ci credo fino in fondo. A questo amore così profondo che non può finire mai. Io ti amo. Scusami se a volte sono indigeribile. Te ne abusi e tu lo sai che io ti amo. Ma c'è qualcosa dentro te impercettibile per me, vorrei scoprire, ma tu non mi fai capire mai. Non te l'ho detto mai, che basta poco per noi due, piccolissima e lo sai, a farci stare innamorati. Non te l'ho detto mai, i miei pensieri su di te sono incontrollabili. Non te l'ho detto mai, che vivere senza te, tutti i problemi sai, si chiamerebbero guai, perché ci credo fino in fondo, a questo amore così profondo, che non può finire mai. Questo amore così profondo che non può finire mai. Non te l'ho detto mai. Chissà, audio me lo dai sempre tardi.
parlo prima. Sono io che parlo prima. Allora, andiamo con il prossimo brano. Il prossimo brano ce lo gettona il nostro regista. Comunque, ragazzi, io vorrei far notare una cosa. Massimo è una persona simpaticissima. Quando siamo praticamente tra una canzone e l'altra, voi non ci potete ascoltare, ma ci stiamo facendo tante di quelle risate che voi non avete idea. Grazie, grazie. No, perché noi abbiamo preso di mira lui. Sì, ci stiamo scherzando un po' tutti e tre, sì. Allora, lui ci chiede un brano bellissimo. Anthony con Sandro. Sandro. Il brano? Nuvaglione malamente. Di Anthony di e Anthony. Sandro. Ah, Anthony e Spet Sandro. Esatto, sì, lo... sì, sì, perché lui mo sta là dietro, l'abitudine mia, la sai quella che io stavo dietro ai. Mo non mi sembra è cambiata la cosa. È più bello però che ci sta. No, guarda, è molto meglio. Sei più sciolto. Sono più sciolto perché dovevo guardare qua, dovevo guardare là. Adesso sono più sciolto. Allora, dedicati questo brano, mettiti la videocamera e te la ascolti. Presentala tu, vai. Presentala. Sandro e Anthony in Nuvaglione Malamente. Tutta per te. Tutta per me. E di suo frate rima verità, e ma che solamente una buscia, come se non vogliono mezza via, e non ho vero che mi affatica, me l'hanno detto proprio loro fa, ma non ci credo. Ma che ci hanno fatto, e mi tu sai che non ti preoccupare. Ormai si può sentire la già spiegata, che sono di sino che faccio giudo, siamo cresciuti senza mamma e padre, nemmeno tu ma che poteva fare, e niente traccia fa mancare. Tu maggiore malamente, a così mi chiama gente, parlo e non sanno niente, sono bravo solamente a giudicare. Si dena, io tengo sulla natte. Il loco amore c'è gente, a me non mi pare di niente. Tu mi metti tutte cose, e sono orgoglioso che soffra da te. Ma nessuno ci ha aiutato, non mi facesse di portesse a te. Ti voglio bene. E mo che ci hanno a fare, si grosso non ne ha fatto. C'è solamente per necessità. Cosa c'è verità? Non ci sta niente ciò che mi ha spiegato. Tengo paura solamente di te, che passi notte sempre mezza via. Mi venga presto ma vado a dormire. Non mi aspettato, non ti preoccupare. Se vuoi mi rimane. Parlano e non sanno niente, sono bravo solamente a giudicare. Un regalo per Natale, io non donerò a fare se denaro, io tengo sulla natte. Il loco amore c'è gente, a me non può fare di niente. Tu mi messi tutto cose, e sono orgoglioso che soffra da te. Ma nessuno ci ha aiutato. C'è solamente per necessità. Mm-hmm.
aiutato, come facessi ti potessi a te, ti voglio bene. E mo che già ne ha faccio, grosso non le ha fatto, su faccia è solamente per necessità. Ed era Anthony con questo bellissimo brano gentilmente gettonato dal nostro regista Nuaglio non malamente. Allora la canzone ce la canti subito? No, dopo. Dopo? Allora dopo ci canta. Devo raccogliere le forze allora, di tutto il pianeta con il mio, per il mio triplo Kaioken Canoro. E allora ci vuole un buon punch per metterti la gola bella calda. Finizio il prossimo brano, Camera 18. Ok? Altro mostro sacro della canzone napoletana. Fa parte, Finizio fa parte di Napoli ieri o Napoli oggi? Napoli ieri e oggi. Perché ancora sì, effettivamente. L'hai sentito a lui. Perché anche Napoli ieri, anche domani. Anche forse domani ci vuole inserire questo domani. Del domani, domani, del oggi. Domani non c'è certezza, chi vuole essere lieto sia. Non lo sappiamo. E non lo sappiamo, pensiamo alle cose concrete. Pensiamo alle cose di oggi. Le cose concrete che abbiamo già in mano, cioè il passato ce l'abbiamo, il presente pure, il futuro non si sa. Non si sa, sarà buono, beh lo speriamo, no? Ce lo auguriamo, allora, ce lo auguriamo. Salutiamo tutta l'intera fascia che ci segue sia su Facebook che naturalmente anche su Facebook. Siamo in diretta su Facebook. Solo Radio Rione trasmette esclusivamente sulla piattaforma Facebook. La grafica vi mostra il cellulare per mettervi in contatto con noi, per chiederci una canzone, per chiederci un'opinione, per dire anche la vostra su qualcosa, anche per mettere in evidenza un problema, magari qualsiasi tipo di argomentazione che si potrebbe portare. Sì. Siamo qui a vostra disposizione. Nella nostra ignoranza vi possiamo dare anche la nostra opinione su qualsiasi argomento, anche di calcio, di sport, della Juve, del Napoli. Ma noi parliamo di tutte le squadre senza nessuna discriminazione di sorta. Sto scherzando, è vero, però dico la verità. Dai con qual è la canzone di Finizio? Camera 18. Allora sul Radio Rione a Napoli ieri, oggi e domani. Gigi oggi. Finizio. Napoli ieri e oggi, domani, ma tu stai a sentire a lui. Napoli ieri oggi e lui, lui ti contagia, cioè tu mi distruggi il nome che sto portando da anni ma l'ho cambiato questo. Noi portiamo l'innovazione, portiamo il futuro, questo futuro viene anche rappresentato dall'inserimento della parola domani. Dobbiamo guardare al domani, Massimo, dobbiamo certamente partire dalle solide fondamenta del nostro passato e appoggiarci a un solido presente, ma anche guardare e sognare per un futuro, un solito domani. Carlino Docet, ragazzi, Carlino Docet. Napoli ieri e oggi e basta. E io mi chiamo Massimiliano. Camera 18. Massimiliano diceva Troisi che era un nome, diciamo, se chiamare un bambino Massimiliano poi veniva maleducato. Ma non è vero, quelle sono perché cose sì, che invece dico. Se io ad esempio ti dicessi cose che si dicono. Ma Massimiliano presenta la canzone, mentre non te la dico, è finito il programma. Invece Massimo, vai. Massimiliano, basta. Bello veloce, Raffaele pure è lungo. Lello, infatti mi puoi chiamare pure Lello, non ho discriminazione, cioè non mi faccio problemi sul nome. No, perché allora io volevo dire questo, torniamo seri. Mi arrivavano delle dediche, buon Massimo. Oggi è San Massimiliano. No, Massimo, dissi guarda che non mi chiamo Massimo. Ah. Massimo perché si festeggia in due giorni differenti. San Massimiliano è un altro. Sì, io festeggio
il compleanno il 4 marzo e il nome il 12 marzo. Me lo segnerò in San agenda Massimo, così non mi dimentico. No, ma quella dalla scritto, regia. Quello sta scritto già sul calendario, quindi okay, non puoi cambiare. Dalla regia, Gigi Finizio, camera 18, vai! Camera 18, quella al terzo piano, ordiniamo due caffè. Mentre tu ti spogli, scaccio via la luce, resta accesa l'abat-jour. C'è un silenzio strano, parla una stimana per le vie del corpo tuo. Fuoco nella mente, stringerti un istante, sei bellissima così. Ma state fermi, fatti più vicini, tutti assai più belli si vuoi tu. Un solo corpo rotola nel letto e affannano i respiri di noi due. Dai, metti il motore al nostro amore. Noi, qualcosa di super normale. Con il cattesimo e poi noi, sempre col piede. Passami il vestito, dai che poi ti aspetto giù. Non ti scorda niente dentro la borsetta, metti l'accendino mio. 30.400, tutto il resto è mancia per l'amico al bar. Ma quando ci metto stai perdendo tempo, maledetto trucco tuo. Lasciamo specchi, che non vedo niente, l'incidente non lo voglio fare. Si sembra stesso, non ti cagni mai, ma so sembra innamorato di te. Dai, metti il motore al nostro amore. Perché già cantare? Hai detto che da truo. Ah, ok. Lui, no, noi stavamo parlando, lui deve cantare adesso. Allora, ed era Finizio in camera 18. Allora, Annunziata mi richiedeva un brano di De Martino, quindi ti accontentiamo dopo il grande artista della musica partenopea. Signore, partenopea, parte napoletana. Nei nostri studi abbiamo il grande Raffaele D'Angelo. Raffaele D'Angelo che ci canta. È vinciuto tu. Sei pronto con il karaoke? Dopo un pezzetto, non possiamo tutta, andare. La faccio un po'. È venuto tu dalla voce di Raffaele. Vai! Per dirti addio non ci vorremmo più. Mi sbagliavo, ci piace. Ma su che mi si sono fermato qua. In da chi sto occhi due lucende blu. A don luce una preghiera che mi dice resta qua. A do tremmo una speranza.
è capace mi ferma. E vinciuto tu, e vinciuto tu, stavo a regare, e vinciuto tu, non donassi più, non donassi più, pure si muore, non donassi più. Non puoi immaginare come voglio a te, solamente a te, sempre sempre a te. E vinciuto tu, e vinciuto tu, stavo a regare, e vinciuto tu, non dovassi più. Se tu e so contento che vinciu. Beh, io direi che può bastare anche così, va bene così. Bravo, bravo, bravo! Voi ce l'avete fatta a convincermi, io avevo detto espressamente che non volevo cantare, mi avete convinto! Va bene. È caduta. È caduto, è caduto. Quando è caduto? Proprio quando 16 anni. Attacca la nata, ricordo.